Il Manucci di Pontedera si conferma campo stregato per la Robur, dove non vince qui da 30 anni contro il Pontedera, gli ultimi due anni due pareggi, oltretutto qui quando ci ha giocato il tutto cuoio ha sempre perso la squadra bianconera, quindi anche oggi è andata male, Siena sottotono per tutta la partita, pochissime occasioni, lo 0-0 sembrava il risultato scritto, quello più giusto, alla fine a due minuti dal termine, un gol da parte di Frare, il centrale difensivo del Pontedera, che tra poco ci andremo anche ad ascoltare, ha spianato la strada alla salvezza virtuale, ancora non matematica, del Pontedera, e invece è una beffa tremenda per il Siena, visto anche il risultato del Livorno che in contemporanea aveva perso in casa contro il Monza 2-0. Insomma, un'altra grande chance buttata al vento per i bianconeri, che tornano a casa senza punti, sempre al secondo posto, con il Pisa che risale e con un'espulsione, perché Damian ha protestato contro l'arbitro, è stato mandato negli spogliatoi pochi minuti prima del fischio finale, per lui si parlerà almeno di due giornate di squalifica, quindi salterà proprio a propria scelta, e poi Arezzo, le due trasferte prossime, due prossimi impegni del Siena. Prima di andarci a vedere ascoltare le dichiarazioni dei protagonisti, ci vediamo tutto il film della partita di Siena, di Pontedera, Robur Siena.
Abbiamo visto quindi le occasioni, le poche occasioni della partita, il gol di Frare, l'esultanza a fine partita del Pontedera come se fosse una finale, però adesso parliamo degli sconfitti dei bianconeri che prima di ripartire si sono fermati qui negli uffici, diciamo, del Pontedera. Ha parlato in primis Michele Mignani, che non si è detto scoraggiato, una battuta d'arresto ci può stare e guarda subito avanti, però insomma è stata sicuramente una prestazione davvero sbiadita per i bianconeri. Sentiamoci mister Mignani e poi torniamo. Con mister Michele Mignani commentiamo questo KO del Siena contro il Pontedera. Possiamo dire una giornata storta per i bianconeri? Ma una giornata storta sicuramente per quanto riguarda il risultato. Che fosse una partita difficile l'avevamo messo in preventivo. Che secondo me il primo tempo è stato molto in equilibrio e il Pontedera ha fatto una buona gara, una buona prima parte di gara dove è stata molto aggressiva, ha cercato di non farci giocare, in parte ci è riuscita, però le occasioni si sono equivalse, è stato giusto che finisse 0-0. Secondo me il secondo tempo, nella prima parte del secondo tempo ci siamo adeguati al tipo di partita che fosse, siamo cresciuti noi sotto l'aspetto agonistico e poi nella seconda parte del secondo tempo la gara l'abbiamo fatta noi e siamo riusciti purtroppo a prendere gol su una palla inattiva, che era probabilmente l'unico modo per prendere gol, facendo un fallo probabilmente evitabile, ma questo è il calcio e noi sappiamo benissimo che nessuno regala niente, lo vediamo ogni domenica, lo vediamo su tutti i campi. Quello che credo sia giusto è cercare di non buttare all'aria con il nervosismo quello che abbiamo fatto di buono fino ad oggi. Una piccola scossa è arrivata anche per un attimo dalla panchina, no? Neglia, tocco per Cruciani, una delle poche occasioni di un secondo tempo avaro di emozioni. Sì, ma chi è entrato alla panchina è entrato bene, Cruciani è entrato bene, Neglia è entrato bene, sono contento, fa piacere, vuol dire che sono presenti, che hanno voglia di dimostrare di giocare, ma su certi aspetti non ho dubbi perché li vedo lavorare in settimana. Non è questo quello che mi preoccupa, quello che mi è preoccupato stasera, poi un po' di nervosismo a fine partita dove che non deve esserci, che capisco e comprendo perché significa che c'è voglia di fare, che c'è voglia di provare a fare qualcosa di importante, però allo stesso tempo il campionato non finiva oggi, probabilmente se avessimo portato a casa un punto ci avrebbe fatto comodo anche questo. Dobbiamo capire che quando non si può vincere non si deve perdere e speriamo ci serva di insegnamento. Quello che vi dico tutte le settimane, lo ripeto stasera, che non c'è nulla di scontato, non è scontato che il Siena va a giocare a Pontedera e vinca per forza, perché c'è sempre una squadra di fronte che è ben organizzata, ben allenata, che quando gioca contro di noi, chiunque giochi contro di noi mette sempre qualcosa in più. Ce lo dobbiamo aspettare, ce lo siamo aspettati, come ho detto prima la squadra poi ha reagito in questo senso, ha alzato i toni agonistici, in primis il capitano, e purtroppo è andata così, ma non dobbiamo rialzare la testa, ricontinuare a lavorare, non abbatterci, perché non si butta all'aria quello che di buono si è fatto fino ad oggi. Forse in questo momento stanno un po' mancando i leader, no? I veterani, penso a Guberti, penso a Marotta. Ma io credo che questi siano ragazzi e come tutti gli altri ci mettono tutto quello che hanno ogni domenica, ogni settimana, ogni partita, ogni partita. Quindi è ovvio che mi aspetti molto da loro, ma ci può stare che a volte non riescano ad esprimersi al meglio. Quello che è importante è che facciano i leader del gruppo quando c'è bisogno, anche in una situazione come questa, che è una situazione normalissima dove abbiamo perso una partita e non c'è bisogno di fasciarsi la testa. Damian è stato espulso proprio per questa sorta di rissa a fine partita, non ci sarà la prossima, speranze per i due centrocampisti che oggi mancavano, Vassallo e Cristiani? Ma Damian ha fatto una sciocchezza perché non va fatta, perché io continuo a dire che non dobbiamo mai e poi mai trovarci degli alibi, perché oggi la sconfitta non ha motivazioni che se non errore da parte nostra, e non lo avremo le prossime giornate, perché io immagino che almeno due ne prenda. Vediamo quello che possiamo recuperare, ma sono tranquillo perché so che chi c'è andrà in campo a dare il massimo e questo non sarà garanzia di vittoria, ma sarà garanzia di impegno e voglia di fare. Questo campionato, ultima battuta, sembra non voler vincere nessuno, perché Livorno ha dimostrato ancora oggi, è perso in casa col Monza.
No, io non la vedo come, non la penso come la pensi te. Io credo che invece lo vogliano vincere in tanti e che tutti trovino le difficoltà normali affrontando delle squadre che hanno degli obiettivi anche loro e che non regalano niente. Dopo Mister Mignani ci ascoltiamo le parole di Matteo Brumat, che è tornato in campo dopo tanti mesi. L'ultima partita da titolare, pensate, risale al novembre scorso contro l'Arezzo, quindi è passato un intero girone. Ha ritrovato il campo dal primo minuto, Mignani ha fatto rifiatare Rondanini, Brumat aveva giocato qualche spicciolo di gara nei minuti finali di Siena Pistoiese, adesso invece tutta la partita per lui, per mettere minuti nelle gambe. Ha parlato proprio di questo, del suo rientro e anche delle difficoltà del momento, della partita, e anche un po' di amarezza e rammarico per queste occasioni che continuano ad arrivare da Livorno per il Siena di tornare primo, ma che il Siena in qualche modo non riesce a sfruttare. Sentiamoci Brumat. Con Matteo Brumat intanto partiamo dall'analisi di questa partita, diciamo un Siena sottotono rispetto alle partite che ormai ci aveva abituato, no? nel corso del campionato. Sì, sapevamo che questo era un campo difficile, ma come tutti, però abbiamo fatto a tratti anche abbastanza bene, poi ci siamo un po' innervositi, però ci sta perché volevamo portare a casa il risultato a tutti i costi e quindi abbiamo in certi casi sbagliato qualche gesto tecnico, però l'atteggiamento è stato quello giusto perché eravamo cattivi su ogni palla e dal primo all'ultimo anche dai miei compagni in panchina ci incitavano, quindi è una sconfitta che ci fa male, ci brucia, però siamo con la testa già proiettati avanti. Con tanti episodi sopra le righe anche nel primo tempo, accenni di rissa, il finale, cosa è successo, come mai secondo te è scattato, diciamo, questa situazione qui un po' per tutta la gara? Sì, il campionato sta finendo, ognuno deve raggiungere il proprio obiettivo, Pontedera si deve salvare, noi siamo lì, però è normale che un po' di nervosismo ci sia, poi sta a noi cercare di stare tranquilli e sì, non è facile, però dobbiamo cercare di stare tranquilli con la mente libera e giocare ogni partita alla morte. Senti, l'ultima tua partita dal primo minuto era oltre 4 mesi fa con l'Arezzo, quindi praticamente un girone fa. Come è andato il tuo ingresso in campo, anche sul piano della forma, insomma del ritmo partita? Sì, sono stato fermo 2 mesi, per me è stato difficile, però grazie allo staff medico mi sono allenato bene, sono stato fuori 2 mesi, però i miei compagni mi hanno fatto sentire uno di loro, sono stato vicino a loro in questo percorso e quando oggi il mister mi ha dato l'opportunità di ritornare in campo, io ho cercato di, dopo 4 mesi non era facile, però ho cercato di fare il meglio possibile. Una battuta sul proprio Piacenza, una sfida sempre in trasferta, un po' simile che presenta alcuni insidie come questa di Pontedera. Sì, ma tutti quanti i campi sono difficili in questo momento, anche perché come ripeto ogni squadra c'è il proprio obiettivo, però noi saremo pronti e daremo battaglia, prepareremo bene insieme allo staff. 3 partite fa il Livorno perse, voi avete perso col Monza, adesso è risuccesso la stessa cosa, c'è un po' di frustrazione, nel senso come se le occasioni ci sono, ricapitano, però non siete mai, come dire, non sapete mai sfruttare il match point, diciamo così. Sì, è vero, però adesso è un periodo che tutte le squadre vogliono fare punti perché ognuno vuole raggiungere il proprio obiettivo, però noi saremo pronti a Piacenza a dare battaglia e cercheremo a vincere in tutti i modi.